secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, tra i presentatori più rappresentativi della televisione italiana, ha esordito nei primi anni 60 ed è stato uno dei volti di punta della Rai per tutti i decenni successivi, pur avendo lavorato, per periodi brevi e con scarso successo, anche in Mediaset. Nel corso della sua attività ha condotto numerose edizioni di varietà, come Sette Voci, Canzonissima, Domenica, in Fantastico, Serata d'Onore, 900 e il Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni, avendolo presentato per 13 volte tra il 1968 e il 2008, e di cui è stato anche direttore artistico in 7 delle 13 edizioni condotte. Nei suoi programmi ha rilanciato personalità musicali come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, ed ha avviato le carriere di personaggi come Lorella Cuccarini, Eder Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Beppe Grillo, Barbara D'Urso e tanti altri. Parallelamente all'attività televisiva ha anche partecipato a diversi film e fiction, principalmente nei panni di se stesso, e ha scritto alcuni brani musicali, sfruttati soprattutto in ambito televisivo e cinematografico. Il conduttore Rai è vivo grazie ad una delle tragedie più grandi successi al mondo, ovvero l'esplosione della centrale di Chernobyl. Nel corso della sua vita, Pippo Baudo è stato colpito da diverse malattie, la più grave è stata sicuramente il cancro. Erano gli anni 70 e il conduttore si ritrovava al timone della trasmissione Canzonissima per la prima volta. All'epoca gli fu diagnosticato un tumore alla tiroide e la situazione lo preoccupò tantissimo. Fu proprio questo a salvare Pippo Baudo. Un professore andò a Chernobyl e visitò questi bambini. Fece un ragionamento semplice: se io do agli ammalati di tiroide lo iodio radioattivo, questi ammalati guariranno. Mi portarono a Pisa, dove c'erano tanti ricoverati come me, e mi chiesero se volessi fare un esperimento con loro. Accettai. Dopo una settimana di isolamento arrivarono i risultati e i medici poterono rendersi conto che lo iodio aveva distrutto completamente la tiroide malata del conduttore. Un terribile incidente che ha dato la possibilità a Pippo Baudo di tener salva la sua vita. E di continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, regalandoci grandi emozioni e programmi.